numero 15 Stefano Colombo, numero 19 Marco Fasani, numero 22 Alfonso Vigliani, numero 40 capitano Francesco Toso, numero 57 Salvatore Parlato, allenatore Daniele Quilici, assistente Rocco Rilande Silvano Piccarelli, Winteras Omnia Pavia Basket, poi il numero 2 Matteo Ciocca, numero 3 Alessandro Spatti, numero 5 Nicolo Benedusi, numero 8 Giulio Mascherpa, numero 10 Riccardo Crespi, numero 13 Daniele Gino Manuelli, numero 13 Fabio Di Bella, numero 19 Angelo Quaccio, numero 21 Tommaso Visigalli, numero 33 Filippo Fazioli, allenatore Massimiliano Pat Valdiravi, assistente allenatore Michele Baudino e Alessandro Susino. Ci mettiamo in piedi per l'inno nazionale. Più cordiale buona serata agli amici del basket. Siete collegati con il Palaravizza di Pavia per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West, girone A, la Winteras Omnia Basket Pavia che va ad ospitare tre espicci al salto 2, la LTC Basket San Giorgese, esordio casalingo per i ragazzi di coach Pat Baldiraghi. Winteras che è reduce dalla sconfitta nel d'ouverture di campionato a Vigevano contro i cugini della Elachem 7-4-6-3, partita che per Pavia ha portato in dote conseguenze davvero poco piacevoli, visto che al di là della sconfitta sono arrivati due infortuni pesanti: l'infortunio di Andrea Iannelli che ha un ematoma che va a comprimere il nervo sciatico e provoca molto dolore al centro romano che è seduto in tribuna ad incoraggiare i compagni. Infortunio anche per Manuelli, una distorsione al ginocchio, il giocatore non si è allenato per tutta la settimana, è regolarmente cambiato, vedremo se riuscirà poi a dare fattivo contributo ai compagni. Quindi se Pavia approccia questo esordio casalingo in cerottata, quindi con rotazioni ridotte a 7 uomini presumibilmente, San Giorgio invece approccia in pieno gas, reduce una vittoria franca 99-70 nel turno iniziale con Montecatini, vittoria confortata poi da grandi cifre, 58% da 2, 48 da 3 punti, 70 tiri scagliati complessivamente dal campo per la truppa di Daniele Quilici che ha esordito davvero col botto, si presenta al Palaravizza senza aver nulla da perdere, la pressione è chiaramente tutta sulle spalle dei padroni di casa. Ovviamente a Pavia servono i due punti anche perché il calendario è piuttosto complicato, dopo questa
partita i pavesi viaggeranno in direzione Piombino e poi ci sarà il turno infrasettimanale nel quale la Vinteras ospiterà la Robur Varese per poi tornare in trasferta e chiudere questa settimana con un nuovo viaggio in Toscana a Siena. Squadre che si stanno radunando attorno ai rispettivi allenatori. 1.35 al salto 2, Pavia quindi dovrà rimpiazzare in quintetto Andrea Annili, vedremo quale sarà la scelta di Pat Baldiraghi, se andare con un centro di ruolo come Riccardo Crespi oppure se varare immediatamente un assetto ribassato con Spatti a giocare in posto 5 e eventualmente Angelo Guaccio a uscire dalla panchina e ad andare a schierarsi come ala forte. Pubblico discreto in questa primo match, la società pavese ha sottoscritto un 300 abbonamenti, c'è cioè una discreta cornice di pubblico anche con un seguito che arriva dalla vicina San Giorgio sul Legnano. Arbitrano i signori Ugolini di Forlì e Biondi di Trento. Tutto quasi pronto, per Pavia dovrebbero partire Capitan Di Bella, Giulio Mascherpa, Nicolò Benedusi e stiamo a vedere quale sarà il piano B, il piano di emergenza varato da coach Baldiraghi per sostituire un giocatore che lo si è visto a Vigevano, è assolutamente esiziale nella struttura tecnica di Pavia. Iannili è un giocatore fondamentale in attacco ma fondamentale anche per mille altre situazioni tecniche, la sua qualità di bloccatore, la sua qualità di difensore, la sua qualità anche di playmaker aggiunto, ha sicuramente grandi capacità come passatore di palla e quindi facilita enormemente le letture pavesi. Andiamo invece San Giorgio, si cambia a Capitantoso, si cambia a Bocconcelli, Sasa ha parlato nello spot di numero 3 e vediamo se i due giocatori rimanenti, si cambia il numero 8 Guido Scali. Prova a partire come playmaker il giovanissimo, classe 99, Eugenio Rota. Attenzione, viene osservato un minuto di raccoglimento in seguito all'improvviso al prematuro scomparso del segretario generale FIBA, Patrick Bauer. Ci fermiamo anche noi per questo minuto di raccoglimento. Ospiti che schierano Bocconcelli, Roveda, Scali, Rota, Cozzoli, Milini, Plebani, Colombo, Fasani, Diani, Toso e Parlato e nei cinque c'è una variazione rispetto al match con Montecatini. Marcello Cozzoli viene rilevato nello starting five da Pietro Bocconcelli, guardia del 98, uscita dal settore giovanile di Pesaro. Per Pavia invece assetto canonico, quindi Spatti numero 4 e numero 5 c'è un centro di ruolo come il giovane Riccardo Crespi, classe 97, ex Piombino. Quindi tutto pronto per il primo salto a 2 questa stagione casalinga della Vinteras. La tocca a Crespi, il primo pallone viene gestito dagli ospiti con Eugenio Rota, Pertoso molto fuori, va aggressivo sulla linea di passaggio e tocca Nicolò Benedusi, quindi si è rimessa in zona d'attacco per San Giorgio. Benedusi che si occupa di Guido Scali, Crespi che va su Toso, Spatti che dà un occhio a Parlato, la penetrazione, il tiro a tre punti di Parlato che va a sbagliare questa prima soluzione della lunga. Rimbalzo controllato in coabitazione da Capitan Di Bella e Riccardo Crespi, Di Bella che supera la metà campo, va da Giulio Mascherpa, su lui ringhia Bocconcelli, fuori da Spatti, Di Bella che prende il blocco di Spatti, c'è la buona uscita della difesa ospite, Di Bella che ha un tiro a piedi per terra da tre punti e va a realizzare. Fabio Di Bella quindi a scrivere il primo vantaggio per Pavia. 9:20 da giocare, c'è l'uscita di Scali controllato da Benedusi,
fuori dai blocchi Bocconcelli, va per Parlato, il consegnato per Rota, c'è il cambio difensivo, Spatti si trova accoppiato al tascabile ospite, la tripla di Bocconcelli che va a realizzare. San Giorgio, abbiamo detto, squadra che ovviamente ha una struttura tecnica molto molto verde, praticamente sono due giocatori, un giocatore del 88, uno del 90 e poi tutti dal 95 in poi, quindi squadra giovane che ovviamente fa del ritmo la propria prerogativa e molto pick and roll, molto uso del tiro perimetrale, abbiamo sottolineato come nella prima uscita, in particolare nel terzo quarto, San Giorgio abbia proprio strappato a suon di triple, chiudendo poi con un sontuoso 48% dall'arco dei 6,75, quindi Bocconcelli che ha risposto a Capitan di Bella, ora bisogna procedere con l'asciugatura del campo. Trascorso il primo giro di orologio, parità a quota 3. Operazioni che si stanno prolungando, quindi partita che deve ancora decollare. Nicolò Benedusi, ex Omegna, che va ad occuparsi della ripresa delle operazioni con Bocconcelli che sale aggressivo su Mascherpa, che andrà lui a superare la metà campo in coabitazione con Benedusi. Ora diamo aggressiva la difesa, vediamo che parte con un accenno di zona, poi si accoppiano i giocatori ospiti, il cambio difensivo per lo show forte su Di Bella. Spatti che ha una tripla che sbaglia, a rimbalzo Crespi prova a farsi valere ma va a spendere il proprio fallo in attacco, un fallo in attacco inutile, sarà importante anche la gestione dei falli dei lunghi essendo accorciata la rotazione quest'oggi a disposizione di Pat Baldiraghi, quindi interessante questa scelta difensiva di coach Quilici che è andato ad aggredire fin dalla rimessa pressando a tutto campo con i suoi giovani. Palla nelle mani di Scali, va per Bocconcelli, va a penetrare fino in fondo, attacca il ferro, sbaglia ma c'è il rimbalzo di Capitantoso che salta in testa a Mascherpa che prende anche un colpo, quindi sorpasso Sangio con 3-5, dice il tabellone qui in via Treves, 8-28 da giocare. Pavia che deve sicuramente cambiare marcia in difesa, chiaramente avversari che per caratteristiche di gioventù vanno molto ad attaccare il ferro per poi scaricare e riaprire, però deve sicuramente la squadra di Pat Baldiraghi lavorare di più per cercare di reggere le percussioni uno contro uno. Ora Spatti che va a chiudere il cost to cost superando la pressione a tutto campo di San Giorgio, primi due per il lungo bresciano, parità a quota 5, 8-12 da giocare. Si muove in palleggio Rota, ritorna fuori da Bocconcelli che lavora dal palleggio contro Giulio Mascherpa, va a attaccarlo, Mascherpa lo contiene, Bocconcelli deve forzare il tiro, sbaglia, rimbalzo controllato da Crespi, Mascherpa che va a superare la metà campo, sarà una partita sicuramente impegnativa. Ora con il crossover va a attaccare Bocconcelli, la penetrazione fuori per Di Bella, ancora Mascherpa a lavorare in palleggio, buono lo scarico per Spatti che è libero a tre punti, sbaglia, tripa controllata, rimbalzo controllato da Toso. San Giorgio che può ripartire, match che si svilupperà su cadenze importanti. Ora c'è il tentativo di alley-oop sbagliatoso, Pavia ha sicuramente poco interesse a assecondare le cadenze sincopate degli ospiti, Pavia deve cercare di controllare i ritmi, di leggere in attacco, di far lavorare la difesa. Ora c'è la buona penetrazione di Mascherpa, su lui va a spendere il suo primo fallo Pietro Bocconcelli. Rimessa in zona d'attacco per Pavia. Benedusi ad occuparsi della rimessa in zona d'attacco. Il consegnato per Spatti, l'end off con Di Bella, il ricciolo di Mascherpa che poi però è chiuso. Da un buon adeguamento alla difesa ospite. Ora Mascherpa che va a attaccare il ferro, si prende la stoppata fallosa di Toso. Buona lettura di Giulio Mascherpa, il braccio armato del team pavese. 19 per lui nella gara di esordio a Vigevano, sono due tiri liberi per il bomber pavese, possibilità di mettere nuovamente la testa avanti per Pavia.
a Scarpa che realizza il primo. Primo punto per il giocatore Pavese Doc, che sbaglia il secondo. C'è però un buon lavoro a metà di Crespi, che poi non riesce a controllare il rimbalzo. Quindi 1-2 per Mascherpa, 6-5 avanti Vinteras. Parlato a superare la metà campo, palla nelle mani di Scali, che ha una mezza idea di attaccare Benedusi, gli spara una tripla in faccia, sbaglia, e Crespi ancora una volta non controlla una palla avvelenata. Quindi c'è un possesso addizionale per la San Giorgese. Rota che va da Parlato, che prova a giocarsi il mismatch con Di Bella. Capitan Di Bella spende il suo primo fallo. Fallo del numero 13, Fabio Di Bella. Primo fallo personale, secondo fallo di squadra per Pavia. Secondo fallo di squadra per Pavia, primo per Fabio Di Bella. Pavia in difesa a 6, San Giorgio in attacco a quota 5, 6-44 da bruciare in questo primo periodo. Rimessa di Bocconcelli, fuori per Toso, il consegnato per Rota. C'è l'uscita di Crespi, ora l'adeguamento difensivo, c'è la tripla di Parlato che finisce corta. Crespi che con qualche patema finalmente controlla il rimbalzo difensivo. Sarà importante che Crespi sia molto molto concreto. Di Bella che ha una mezza idea di attaccare dal palleggio, poi attende l'uscita di Spatti. End off con Mascherpa, il cambio difensivo, ora Giulio si trova accoppiato con Toso, ovviamente la squadra si allarga per lasciare spazio alla penetrazione, lo scarico per Benedusi che va fino in fondo al ferro, conclusione avventurosa, buon per Pavia che Parlato non riesca a controllare il rimbalzo difensivo, quindi possesso addizionale per la Vinteras. Benedusi che non ha attaccato con particolare convinzione il ferro. Di Bella occuparsi della rimessa, l'uscita di Mascherpa, una mezza idea di una finta di troppo, infrazione di passi fischiata a Giulio Mascherpa, sicuramente oggetto di particolare attenzione da parte della difesa ospite, il pericolo pubblico numero uno. Possesso per la LTC San Giorgese, vediamo che anche Pavia alza la propria linea difensiva per provare a pressare, a mangiare qualche secondo. Di Bella, confronto generazionale tra il quarantelle Fabio Di Bella e il classe 99 Eugenio Rota. Palla nelle mani di Bocconcelli che chiude il palleggio, prova a ribaltare il lato per Parlato, c'è la buona aggressività sulla linea del passaggio di Spatti che va a deviare. 11 secondi per chiudere il possesso per gli ospiti. L'uscita di Bocconcelli, Mascherpa anticipa e c'è l'infrazione di 5 secondi. Baldiraghi che applaude convinto i suoi ragazzi che hanno finalmente difeso con attenzione e con aggressività, negando ricezione facile e obbligando gli ospiti a questa infrazione. Quindi altra palla persa per San Giorgio. Pavia può tornare in attacco avanti di uno, la ricezione di Spatti molto lontano dal canestro per Crespi che non guarda neanche il canestro e si perde in questa clamorosa palla persa, e c'è il cambio immediatamente chiamato da Pat Baldiraghi, quindi fuori Crespi, dentro Guaccio, quindi Spatti che si sposterà a giocare come numero 5, Guaccio numero 4. Poco convincenti questi 4 minuti e spicci del lungo piemontese, che chiaramente è arrivato a Pavia non certo per fare, per avere questo tipo di minutaggio, ma vista l'assenza di Iannelli è chiamato a dare subito contributo. In questi 4 minuti ha fatto davvero fatica. Ora c'è la ricezione interna di Parlato, c'è il fallo fischiato a Mascherpa che era in chiara difficoltà fisica. Parlato giocatore molto esperto, una vita ad Avellino, la squadra della propria città ai massimi livelli, giocando poco quest'anno invece ha scelto di scendere di categoria per giocare invece da protagonista, ma ovviamente ha tutte le malizie del caso. Abbiamo già visto un paio di volte andare a giocarsi mismatch con avversari meno fisicati di lui. La penetrazione con l'arresto di Rota che sbaglia, ma c'è ancora una volta il rimbalzo controllato da Toso per Scali che sbaglia. Guaccio che tocca, Pavia in difficoltà e Guaccio che va a commettere un fallo di assoluta ingenuità. Pavia non deve perdersi in una situazione di traffico. Guaccio è andato a rifilare un colpetto proibito. Arbitri molto vicini che hanno sanzionato, pubblico pavese che si arrabbia, ma fallo che ci stava tutto. Guaccio deve evitare questa ingenuità, è vero che anche lui è un ragazzo giovanissimo, Angelo Guaccio è un classe 98, ma Pavia non deve perdersi in queste stupidaggini.
rimessa in zona d'attacco, quindi gentilmente omaggiata da Pavia. La ricezione di Bocconcelli, che ha una mezza idea di attaccare Di Bella, c'è il cambio difensivo, si trova accoppiato a Guaccio, ora Pavia si risistema, la penetrazione di Rota, lo scarico, buon intervento di Spatti che ora fa partire la transizione pavese. Di Bella per Spatti, palla difficile da controllare, Pavia che ora può attaccare a difesa schierata, a Scherpa che punta Rota, va fino in fondo, prende il contatto, va a sbagliare, rimbalzo controllato da Spatti, su di lui l'intervento di Bocconcelli e arbitri che non fischiano nulla. Scali che è in angolo, scarica per Bocconcelli, l'extra pass per Rota che penetra, c'è la buona chiusura difensiva di Benedusi, ora Pavia che ha marcature saltate, tripla in angolo di Scali che va a realizzare. Nuovo vantaggio ospite, 6 per Pavia, 8 per San Giorgio, 4:23 da giocare in questo primo tempo, questo primo quarto. Pavia che ovviamente deve cercare di leggere con pazienza la penetrazione di Balla che sbaglia, rimbalzo controllato dagli ospiti. Rota in palleggio, Pavia che si è fatta coinvolgere fin troppo in questo tourbillon. Ora spalla canestro, Parlato, infrazione di passi per Parlato, quindi recupero per Pavia. Cambio chiamato da San Giorgio, doppio cambio. Fuori Bocconcelli, dentro il numero 7 Roveda, quindi cambio in doppio regista in cambio. Fuori anche Toso e dentro Colombo, ex compagno di Spatti ad Oleggio l'anno scorso. Interessante questa scelta di coach Quilic che va a giocarsi in questi minuti con il doppio regista in campo. Regia comunque verdissima perché anche Edoardo Roveda è una classe 98. La penetrazione di Mascherpa che va a prendersi un contatto, sanzionato del fallo è il numero 57 Sasà Parlato. Segnalato fallo al numero 15 Colombo. Cambio anche per Pavia. Minuti di riposo per Fabio Di Bella, entra Pippo Fazzioli. Entra il numero 33 Filippo Fazzioli, c'è il numero 13 il capitano Fabio Di Bella. Rimessa in zona d'attacco per Nicolò Benedusi, va per Spatti, riapre per Fazzioli. L'uscita dai blocchi di Mascherpa, c'è però il buon adeguamento con la tripla di Guaccio che gira sul ferro ed esce. Buon adeguamento alla difesa ospite con l'uscita di Colombo. Ora la penetrazione con lo scarico per Parlato che va ad attaccare Guaccio che regge. Gran lettura di Parlato che con un dietro la schiena va ad attivare Scali che sbaglia. Pavia che può ripartire con Fazzioli che lavora in palleggio. Per Spatti che lungo dinamico va al ferro, va a sbagliare. Si lamenta per un contatto con l'ex compagno Colombo. Ma direi che chiede un'infrazione di passi, 15 secondi per chiudere un'infrazione di campo, scusate, 15 secondi per chiudere il possesso, in angolo per Parlato che va a bloccare per Rota, Rota che va a scaricare una palla complicata e arriva la palla persa per San Giorgio. Buona chiusura difensiva di Angelo Guaccio, 2:52 da giocare, 6 per i padroni di casa, 8 per gli ospiti. Altro cambio chiamato da coach Quilici che ovviamente sta spremendo massima energia dal suo roster di giovani. Dentro il numero 22 di Anni. Due secondi da giocare, vediamo. Sta spiegando gli arbitri con Baldiraghi. Palla a San Giorgio con 2 secondi, quindi evidentemente è stato un tocco della difesa pavese, quindi è rimessa con 2 secondi per chiudere il possesso. Colombo che sarà costretto a scagliare una preghiera che addirittura termina fuori campo. 24 secondi, palla unica. Quarantotto, Pavia che sta faticando moltissimo in questo primo quarto. Guaccio ad occuparsi della rimessa, Sangio che va a difendere a tutto campo, Mascherpa per Guaccio, per Fazzioli. Pavia riesce a superare la metà campo, vediamo se va ad attaccare subito, no, lavorerà a difesa schierata. Il pick and roll di Fazzioli con Spatti che invece si allontana, Fazzioli va da solo, poi chiude il palleggio per Benedusi. Pavia che non ha costruito assolutamente niente in questo attacco, Benedusi va a forzare da 3 punti e
va a inventare un canestro di puro talento che dice sorpasso, Vinteras 9, LTC 8, 2.17 da giocare, ma l'attacco pavese che deve davvero sbloccarsi, sta facendo una fatica pazzesca, la penetrazione di Roveda che va fino in fondo, la stoppata di Guaccio, gli arbitri che vedono un contatto, secondo fallo per Guaccio. Altro doppio cambio per San Giorgio, fuori Parlato, fuori Rota, dentro Cozzoli e 12 e rientra ancora 4 Bocconcelli. Bocconcelli. Tutte le libere a disposizione di Edoardo Roveda, play che uscito dal settore giovanile dell'Accademia Basket Alto Milanese, reduce anche da doppio tesseramento con Legnano in Serie 2. Rota che va a Roveda, che va a mettere il primo libero. 1 su 2 per il giovane playmaker milanese. Ora altro pasticcio dell'attacco pavese che miracolosamente riesce a conservare il possesso di palla. Spatti che va a attaccare Colombo, poi scarica per Benedusi, 1.58 da giocare, pronto al cambio Manuelli, Benedusi per Spatti, morbida l'esecuzione del lungo bresciano che sbaglia, rimbalzo controllato da Diani, San Giorgio che può ripartire, tabellone inchiodato sul 9 pari, 1.46 da giocare, la ricezione di Bocconcelli marcato da Benedusi per Marcello Cozzoli, contro Fazioli, va a innescare Colombo nel pitturato che sbaglia, ma Colombo va a riprendersi il rimbalzo e va a realizzare canestro di esperienza. Altro cambio di vantaggio, 11-9 avanti gli ospiti, 1.26 da giocare, Pavia in sofferenza a 360 gradi, fatica a schierarsi in attacco, ora Benedusi che va a lavorare spalla canestro, trova un contatto falloso, Pavia in grande difficoltà anche nel senza Iannelli e senza Crespi, ovviamente con meno centimetri in difficoltà a rimbalzo. Doppio cambio per Pat Baldiraghi, torna Riccardo Crespi e primi minuti in campo per Daniele Manuelli che non si è allenato per l'intera settimana a causa il problema al ginocchio avuto nel match contro Vigevano. Manuelli giocatore fondamentale per l'attacco pavese, un vero e proprio pretoriano di coach Baldiraghi, giocatore molto intelligente, quindi sicuramente vuole letture di migliore qualità il coach pavese. Fazioli per Guaccio, c'è l'anticipo falloso di Roveda. Ospiti che vanno in bonus, quindi tiri liberi a disposizione dell'ex Piacenza Angelo Guaccio, e per la prima volta andiamo a coinvolgere il collega Maurizio Scrobati della provincia pavese. Maurizio, un primo quarto davvero difficile per Pavia, San Giorgio una squadra in gas, squadra molto giovane che lavora in difesa, Pavia subito difficoltà a rimbalzo e anche in attacco. Sì, però in difesa comunque alla fine ha tenuto, è forse l'attacco in questo momento più in difficoltà, lo dimostra il punteggio subito, hanno lavorato tutti molto, in attacco invece c'è un po' di confusione, infatti si vede con il punteggio basso. Ringraziamo Maurizio, niente di liberi per Guaccio, rimessa in zona d'attacco, è stato corretto il tabellone. Manuelli che lavora dal palleggio, va a prendersi un contatto non falloso, costretto a forzare una soluzione dei punti che sbaglia, rimbalzo non controllato da Crespi e San Giorgio che va a perdere palla, ma c'è il fallo di Manuelli che non si capacita visto che si è tolto due tiri liberi, questa volta visto che Pavia è in bonus per San Giorgio, due tiri liberi per Edoardo Rovede. 9-11, 56 secondi da bruciare in questo primo quarto di gioco. Roveda che va a realizzare quindi un possesso di vantaggio per gli ospiti in questo primo quarto, davvero da incubo, con fatturato misero per la Vinteras. 9-13, 2 su 2 di Edo Roveda. E Sangio che va ad attaccare a tutto campo, allungare la propria difesa a tutto campo, Fazioli che supera la metà campo con l'ausilio di Guaccio, fa molta fatica, ora Guaccio ha la possibilità di andare fino in fondo, subisce il fallo, va per il 2-1 ma sbaglia e due tiri liberi a disposizione per il giocatore italo-brasiliano ex Piacenza, l'anno scorso promosso in A2 con Piacenza, prima esibizione per lui in lunetta con possibilità di muovere l'esiguo fatturato offensivo di Pavia. Guaccio che va a realizzare il primo punto del suo match, Pavia che finalmente va in doppia cifra a 48 secondi dalla fine di questo primo quarto.
2-2 per Guaccio, via che riduce la forbice, 11 per chi si difende, 13 per chi attacca, 45 i secondi per chiudere il primo periodo. L'uscita di Marcello Cozzoli, su di lui lavora Manuelli, va a prendere il pick and roll con Colombo, cambio difensivo, ora Colombo che va a attaccare il mismatch e va a realizzare in semigancio. Buona lettura offensiva della San Giorgese che è andata a colpire il mismatch con Colombo marcato da Manuelli. 4 di vantaggio per gli ospiti, Manuelli in palleggio, l'uscita di Benedosi che si spazia, marcato da Guido Scali, ora c'è lo show difensivo, Benedosi che penetra, va in angolo da Fazioli che va a cercare Crespi che viene trattenuto, arbitri che non se ne danno per inteso, quindi altro recupero di San Giorgio, 10 per chiudere il primo periodo, quindi c'è ultimo tiro per San Giorgio, c'è il fallo speso da Fazioli, ora segnalato a fallo al numero 33 Filippo Fazioli. Saranno due tiri liberi, abbastanza non è nostro costume andare a commentare la decisione dei signori in grigi, diciamo che forse la giovane età di alcuni pavesi tipo Crespi non è stata premiata, in questo caso ci poteva stare, sul momento in cui Lungo Piemontese ha preso posizione c'è stata una trattenuta piuttosto evidente che non è stata sanzionata, quindi in lunetta Roveda va ad allungare la forbice, 2-2 per Roveda, 11-17, ora cambio dentro parlato fuori Scali, 4 secondi, Pavia deve provare ad inventarsi una conclusione plausibile. Benedusi per Fazioli che corre per il campo, 2 secondi per Manuelli che viene stoppato, si chiude qui, primo quarto davvero terribile per la Vinteras che chiude sotto 11-17 in grande difficoltà la truppa pavese che non è riuscita ad avere mai letture efficaci in attacco e in difesa comunque ha subito varie situazioni, ha subito varie situazioni di mismatch, ha subito dei rimbalzi in attacco e sicuramente ha una situazione falli che se non è da allarme rosso comunque può cominciare a dare delle preoccupazioni, considerato che le rotazioni in questa circostanza sono assolutamente ridotte. Gara d'esordio, rodaggio anche per le statistiche che ovviamente non sono partite a tempo, ma confidiamo poi di potervele dare appena possibile. Siamo ovviamente curiosi di vedere quello che sarà lo scout pavese, uno scout davvero purtroppo pieno di pagine da cancellare. San Giorgio, l'abbiamo detto in sede di presentazione, una squadra indubbiamente in gas, una squadra che ha approcciato molto bene questo campionato con una franca vittoria interna e che anche oggi ha evidenziato come la rotazione allungata, le grandi energie dei suoi ragazzi possano essere una variabile davvero importante. Statistiche che arrivano, quindi andiamo a Pavia che viaggia con un tremebondo 23% dal campo, 1 su 7 da 2 punti, 2 su 6 da 3. San Giorgio che viaggia con il 33, quindi non fa particolarmente meglio. Ma è avanti, Pavia ha già 5 perse nel primo quarto, a rimbalzo soffre, 11 rimbalzi complessivi per gli ospiti, 7 per i pavesi. Pavia riparte con Pippo Fazioli, con Mascherpa, con Manuelli, con Angelo Guaccio e con Riccardo Crespi. Roveda che va a marcare faccia a faccia Pippo Fazioli, la ricezione di Guaccio per Crespi che va a trovare una buona smazzata interna a premiare il taglio backdoor di Pippo Fazioli, quindi 13-17, prima giocata positiva per Riccardo Crespi che ci auguriamo possa trovare fiducia da questa buona giocata. Marcello Cozzoli con spazio, tripla che finisce corta sul primo ferro, rimbalzo controllato da Mascherpa sul quale Cozzoli va a spendere il proprio primo fallo. Primo fallo di squadra San Giorgio.
Pavia che appunto ha la necessità di avere buone letture a difesa schierata, di far lavorare una difesa giovane che però può avere dei momenti in cui si distrae senza farsi prendere la frenesia. Ora Fazioli che chiude il palleggio troppo presto, ora si affida a Manuelli che prende il pick and roll di Crespi, torna fuori da Mascherpa, anche in questo caso 7 secondi e Pavia non ha costruito nulla. Mascherpa sarà costretto ad inventare, lavora dal palleggio, forza una conclusione, va a sbagliarla. Crespi che non riesce a lavorare rimbalzo offensivo, ci va parlato in buon controllo, si butta dentro Cozzoli che però pasticcia. Palla 2, freccia del possesso che sorride agli ospiti, ma Pavia che necessariamente, se fatica in attacco, deve trovare risorse nella propria metà campo difensiva e quindi alzare di un paio di tacche l'intensità della propria difesa. È chiaro, non è mai semplicissimo farlo, soprattutto quando psicologicamente esiste il retropensiero di non poter spendere molti falli. Pavia è una squadra costruita per avere una rotazione a 9 senza Iannilli e con Manuelli malmesso, è chiaro che le rotazioni si accorciano. Tripla frontale di Marcello Cozzoli, l'ex Matera, che va a mettere i suoi primi 3 punti, 13 per chi attacca, 20 per chi si difende, quindi sempre 7 le lunghezze da recuperare per Pavia. La penetrazione di Fazioli che va a sbagliare, anche sfortunato Fazioli in questo caso, rimbalzo controllato da Dianni. Sangio che può ripartire in transizione, attacca con Cozzoli, la stoppatona di Riccardo Crespi, quindi altra buona giocata di Crespi che deve necessariamente entrare in partita perché senza Iannilli Pavia ha un disperato bisogno di lui. Fuori Colombo, torna Capitan Toso, rimessa in zona d'attacco per la truppa di Quilici. Cozzoli fuori per Toso, l'end off con Roveda che lavora dal palleggio, prende il pick and roll, poi va a recapitar palla per Cozzoli che attacca Guaccio, gli spara da 3 punti in faccia, sbaglia, rimbalzo controllato da Mascherpa. San Giorgio che rientra molto bene legando la transizione a Pavia, parlato sulle piste di Di Bella. Guaccio che va a consegnare per Manuelli, per Crespi. Di Bella, brutto il passaggio interno, errore non da lui. Sottotono l'avvio di Capitan Di Bella. Cozzoli che recupera, batte Di Bella sul pick and roll, va a forzare, sbaglia. Di Bella che prova di esperienza a recuperare il rimbalzo, però Capitan Toso fa valere la propria fisicità e quindi gli arbitri lo premiano. Rimessa in zona d'attacco per San Giorgio. Porte più che mai girevoli sulla sedia dei cambi fuori Roveda, torna Rota. Rimessa in zona d'attacco, Cozzoli a occuparsene, Rota che va a ricevere, marcato da Di Bella che si stampa sul blocco di Toso. Dianni che va a attaccare Mascherpa e c'è il fallo in attacco per l'esterno di Dianni. Quilici che si rivolge al proprio giocatore invitandolo a lavorare in palleggio a resto e tiro. Recupero per la difesa pavese, fuori Guaccio, torna Spatti, ramanzina di Pat Baldiraghi al suo giovane numero 4. Sangio che ancora una volta alza la pressione della propria difesa per rubare qualche secondo. Manuelli che supera la metà campo, è lui a giostrare da playmaker in questa circostanza. Chiude il palleggio per Spatti che attende l'uscita di Mascherpa che mette palla per terra, allarga per Di Bella che va in angolo da Manuelli, tripla che va a realizzare l'esterno ligure. 16 per chi si difende, 20 per chi attacca. Pavia che prova a ricucire qualcosa, primo canestro dal campo per Daniele Manuelli. Rota che lavora in palleggio, mette Cozzoli in ritmo, tripla con 3 metri di spazio e Cozzoli questa volta non sbaglia, quindi restituisce moneta pesante. Tabellone che dice 16 per chi in attacco, 23 per chi si difende, 6 e 43 da giocare. Mascherpa che attacca dal palleggio Cozzoli che non lo tiene e va a spendere il proprio secondo fallo. Secondo fallo per Marcello Cozzoli, giocatore di classe 1990, che viene cambiato immediatamente, torna sul parquet Edoardo Roveda, fuori Cozzoli. Rimessa in zona d'attacco per
Manuelli, la ricezione di Riccardo Crespi che torna da Di Bella che tira da due punti, sbaglia tap out di Spatti, pallone controllato da Mascherpa, quindi possesso addizionale e con Di Bella spalla canestro per sfruttare il mismatch, c'è il fallo speso da Rota, quarto fallo per gli ospiti che andranno quindi presto in bonus, 6:33 da giocare in questo secondo periodo, Manuele a occuparsi della rimessa, la ricezione di Mascherpa, su di lui Roveda, Mascherpa che lavora, ribaltellato per la tripla di Manuele, piedi per terra, sbaglia, rimbalzo controllato da Roveda, Pavia ancora non è riuscita comunque a sviluppare fluidità in attacco, sta vivendo di fiammate, parlato per Toso che si va a giocare uno contro uno, anzi riapre per Di Gianni, molto corta la tripla di Di Gianni, però ennesimo rimbalzo in attacco controllato da Sangio, Roveda per Toso che mette palla per terra, c'è la buona difesa di Spatti che va a consegnare a Di Bella, buona difesa di Spatti che ha messo con decisione le mani sulla palla, ora Mascherpa in angolo, mezzi di attaccare Di Gianni, riapre per Manuelli, riconsegna per Mascherpa che ora lavorerà giocandosi il pick and roll con Crespi, la soluzione da tre punti di Mascherpa che sbaglia, polveri piuttosto bagnate per Giulio, 16:23 recita il tabellone, 5:37 da giocare, ora mismatch per Di Gianni che va a attaccare Mascherpa, si prende il centro dell'area, prende il contatto falloso di Mascherpa. Segnalato fallo numero 8, Giulio Mascherpa, secondo fallo. Cambio per Pavia, Baldiraghi che va nuovamente ad abbassare il proprio quintetto, dentro Benedusi, fuori Crespi, quindi Benedusi che sarà schierato nello spot di numero 4 tattico, 5:31 c'è minuto di sospensione chiesto da Pat Baldiraghi, torniamo da il collega Scorbati, diciamo che proseguono comunque le fatiche, match davvero dannatamente complicato, Pavia che in attacco ha trovato un paio di fiammate ma non riesce ad avere fluidità e continuità, perché comunque alla fine qualche tiro perso c'è stato ma ne abbiamo messi pochi, poi in difesa il solito impegno, ma se poi in attacco non riesci a concretizzare con passaggi, anche con tiri aperti, perché ci sono stati, è chiaro che diventa difficile, 16 punti in 15 minuti di gioco è poco. Assolutamente, la difesa ha fatto il suo perché comunque ne ha concessi 23, il grosso problema è la fase offensiva, è un fatturato davvero misero quello di Pavia. L'abbiamo sottolineato in sede di presentazione, Iannilli è un giocatore determinante, senza il centro Pavia perde molto in fase di esecuzione, in fase di lettura. L'abbiamo detto probabilmente già in pre-season, dopo aver visto le prime amichevoli, il centro romano è probabilmente l'unico giocatore davvero insostituibile in questa squadra, proprio perché è in grado di dare molte molte cose a tutta la squadra. Vediamo se Pavia riuscirà, aggrappandosi ad altro, a venire a capo di un match che sicuramente è molto molto complicato. Benedusi che è molto aggressivo e nega la ricezione a Roveda, ora Parlato che si muove in aria, va per il semigancio, trova un'ottima conclusione, Sasa Parlato. 16:25, quindi 9 di vantaggio per Pavia. Palle mani di Manuelli per Spatti, il consegnato per Mascherpa che proverà ad attaccare dal palleggio, va dentro, una virata, va a prendersi la sua classica soluzione, va a trovare una soluzione di gran classe, ora Baldiraghi va a chiamare il cambio difensivo, zona 2-3 per Pavia, vediamo se poi ci saranno adattamenti individuali. Rota con palla in mano, si poi va a prendersi una lettura complicata, trova un passaggio inventato a Toso che va a realizzare, 18:27, quindi sempre 9 da recuperare per Pavia, quindi primo giro di zona che non ha pagato. Mascherpa con palla in mano, il pick and roll con Spatti, Benedusi deve lavorare in palleggio, il consegnato a Mascherpa, 6 secondi, Pavia, Mascherpa costretto ancora una volta a forzare, sbaglia, rimbalzo controllato da Roveda, sarebbe un contropiede che non viene sviluppato, Roveda in angolo da Parlato, tripla aperta che il barbuto giocatore irpino va a mettere ed è una mazzata perché
San Giorgio strappa e va avanti 18-30. 3:51 da giocare, ma Pavia è sull'orlo del precipizio. Spatti costretto a forzare, si prende una stoppata. Pavia che non sta minimamente eseguendo e questo è un grossissimo problema. Roveda che smazza un pallone interno per Toso, ma Scherpa che è riuscito a contenere in difesa. Toso fallo in attacco. Quindi torna Guaccio sul parquet. Secondo fallo per Toso, che va a accomodarsi in panchina. Dentro nuovamente Colombo, che andrà nuovamente ad incrociare le armi con l'ex compagno Alessandro Spatti. Il problema di Pavia continuano ad essere esecuzioni e letture di livello davvero pessimo. 3:35, 18 punti, fate voi, inutile spendere molte parole. Pavia sta forzando, San Giorgio è una squadra che sicuramente difende, però Pavia sta eseguendo in maniera davvero problematica. Di Bella a superare la metà campo con troppi giocatori che finora hanno giocato due quarti largamente al di sotto del proprio abituale standard di rendimento. Ora Di Bella che trova un pick and roll, c'è la buono show di Colombo. Guaccio che prova ad andare al ferro sfruttando la fisicità, sbaglia però l'appoggio. Soluzione che, visti gli ultimi attacchi, non è stata neanche malvagia, considerato appunto le ultime scelte. Rota che va in angolo da Parlato, su di lui Guaccio. Pallone che torna alle mani di Rota, che gioca il pick and roll con Colombo. Invece di premiare la rollata, torna fuori da Scali, che ora va ancora da Colombo, che va a realizzare una morbida soluzione. E 18-32, parzialone per la Sangio, 2:48 alla Sirena. Pavia davvero è in un tunnel in attacco. Palla nelle mani a Mascherpa, che gioca uno contro tutti. Fallo speso da Parlato, ma Sferpa che andrà a cercare di fatturare in lunetta, ma pubblico pavese ammutolito, servirebbe anche un minimo di ambiente per cercare di in qualche modo scuotere la truppa di Pat Baldiraghi. Invece il pubblico è stato davvero congelato da questo primo quarto in folle giocato dai biancazzurri di casa. Scherpa con l'ausilio del ferro va a realizzare il primo tiro libero. 2-2 per Mascherpa. Pavia che a spinta tocca quota 20. 2:35 da giocare, 20:32, quindi 12 da recuperare. Nuovamente Pavia che va a giocarsi un giro di zona, che poi in realtà si adegua in difesa individuale. La soluzione di Rota, che trova un canestro clamoroso e fallo di Spatti. Poi, come sempre succede in queste situazioni, la truppa giovane in assoluto gas trova di tutto. Questo è stato un canestro di talento purissimo, ma anche con una buona dose di casualità. Come si dice in questi casi, quando piove grandina, e nel casa pavese sta davvero grandinando molto molto forte. Fallo di Spatti, libero addizionale a disposizione di Eugenio Rota, classe 99, scudetto under 20 con Treviso, giocatore di talento rapidissimo che è stato sicuramente anche efficace comunque in fase di lettura, cercando di andare a distribuire responsabilità tenendo attivati i collegamenti con tutti i compagni. Va a realizzare il gioco da tre punti il tascabile trevigiano, 20-35, quindi 15 lunghezze di margine per gli ospiti, che vanno a spendere un fallo con Di Anni, e Di Bella andrà in lunetta. È chiaro che con rotazioni così allungate San Giorgio può anche permettersi il lusso di essere aggressiva. Due falli per Di Anni, due falli per Toso, due anche per Marcello Cozzoli per gli ospiti, due invece per Mascherpa e Guaccio per quanto riguarda la truppa pavese. Di Bella che muove il fatturato interno dalla linea della carità. 2-2 per il capitano pavese, 22:35, due giri di orologio per arrivare all'intervallo lungo. Pavia deve cercare di rubare qualche pallone in difesa e magari trovare delle soluzioni in campo aperto. Rota va fino in fondo e trova
in questa soluzione forzata, un fallo francamente mal speso a Pavia, fallo di Di Bella. Rotter è andato a imbottigliarsi. La mancata lucidità di Pavia si vede anche in queste situazioni, onestamente. Pavia si sentirà anche vessata dagli arbitri, ma in questo caso il contatto era assolutamente evidente. Rota glaciale in lunetta. 22:37, restano 15 le lunghezze da provare a recuperare per Pavia, ma finora l'encefalogramma dei pavesi è inesorabilmente piatto. La Scherpa prova la penetrazione, riapre per Guaccio, sotto per Spatti, che si fa largo, va a realizzare un buon canestro con il sottomano reverse. 24:37, chiaro che Pavia deve mettersi in partita e in attacco. C'è il tocco con il piede di Giulio Mascherpa sul palleggio di Rota. Ennesimo cambio chiamato da Daniele Quilici. Dentro il numero 8 Scali, fuori Roveda. Di Bella che prova ad andare aggressivo su Rota, ma Pavia non è riuscita comunque a mettere grande pressione nei primi secondi dell'azione. Rota che lavora in palleggio, va sul blocco di Colombo, va fino in fondo, premia la rollata di Colombo che in traffico sbaglia, però gli ospiti che sono ancora presentissimi a rimbalzo in attacco. Colombo lavora sul perno, sbaglia, Guaccio che va a conquistare il rimbalzo e va a superare la metà campo. Il consegnato per Benedusi, 1:12 da giocare in questo secondo quarto, 24:37. Di Bella che lavora in palleggio, una soluzione da due punti sbagliata dal capitano che in attacco davvero ha fatto una fatica terrificante oggi. La lettura di Rota che prova un interessante pallone, parlato non controllo, controllo appieno. Il backdoor di Rota che si concede a un passaggio dietro la schiena, San Giorgio che sta letteralmente giocando sul velluto, Quilici che va a chiamare un minuto di sospensione, 48 secondi, ora andiamo nuovamente da Maurizio Scorbati. Pavia che continua a far fatica in attacco, anche perché al di là di tutto, al di là delle letture, anche le soluzioni dai giocatori più talentuosi non arrivano. Abbiamo visto sia Mascherpa che Di Bella stanno comunque avendo pessime cifre. Ecco, dall'altra parte io volevo mettere in evidenza questo passaggio alle Jupp strano, ed è un sintomo della fiducia, perché se segni tutto, se il passaggio riesce, alla fine forzi anche cose che normalmente in una partita, a metà della partita, non forzeresti mai. Quindi loro sono in completa e totale fiducia, Pavia in completa e totale difficoltà tirando e questo poi si vede, come hai detto giustamente tu, anche negli errori di Bella, in cui è uscita una bella azione con tiro tranquillo dalla lunetta che è finito sul ferro. E Pavia manca anche fiducia, al contrario loro. Assolutamente, lo avevamo sottolineato in sede di presentazione della partita, San Giorgio in grande gas dopo la franca vittoria interna con Montecatini, Pavia con comunque le conseguenze psicologiche da smaltire di un derby perso e soprattutto di una settimana di lavoro a ranghi ridotti, perché al di là di Annilli fuori e di Manuelli in campo dopo essere rimasto ai bordi, ai margini per tutta la settimana, in settimana ci sono stati anche problemi fisici per Mascherpa, quindi è chiaro che Baldiraghi ha potuto lavorare con qualità davvero pessima in allenamento. 46 da giocare, 46 secondi ovviamente, 24 per chi si difende, 37 per chi si attacca. Rota che va a realizzare un clamoroso, clamoroso canestro da due punti. Chapeau, però ancora una volta sintomo di fiducia incredibile per il playmakerino. Di Bella che va a penetrare fino in fondo e trova canestro con cambio di mano. 26:39, 24 secondi da giocare. Quilici che chiede un tiro ai suoi. Leggera discrepanza fra il cronometro dei 24 e quello generale. 14 da giocare, 11 per andare al tiro. Di Anni che si muove in palleggio, si torna da Rota che lavora in virata. 4 secondi per chiudere, lavora in palleggio, batte Fazioli, si incunea, va a sbagliare, ma rimbalzo in attacco di Parlato che va a realizzare e Benedusi va per le terre e il secondo quarto si chiude come peggio non fosse possibile, ma è un po' la fotografia
la fotografia delle difficoltà Edimes. San Giorgio che comunque con le brutte e con le cattive va per l'ennesima volta a rimbalzo d'attacco, va a convertire e chiude 26-41, quindi archiviando un secondo quarto davvero molto molto positivo. San Giorgio in assoluta fiducia, Pavia in fondo ad un tunnel. Ora vediamo cosa riuscirà a fare coach Baldiraghi per provare in qualche modo a cambiare l'inerzia di una partita che in questo momento è saldamente nelle mani degli ospiti. Abbiamo visto in questo secondo periodo davvero giocare una pallacanestro molto pulita in attacco, mettere anche tiri molto complicati, quindi indice più che mai di una fiducia a livelli massimi. E chiudiamo qui dalla Palavista e ci sentiamo tra un po'. Un grande applauso per loro, hanno vinto i Jaguars 37-14 contro i Tigers. Grandi saluti per tutti questi ragazzi. Le statistiche sono la mia. Devi fare come fa Gian Giorgetti. Strappo. È troppo buono. Torniamo in collegamento con il Palavista di Pavia, intervallo che è arrivato con un punteggio davvero molto severo per la truppa di Baldiraghi, sotto 26-41. Andiamo a guardare quali sono le cifre individuali per Pavia. Fatturato da fame sono 4 per Spatti, 3 per Benedusi, 5 per Mascherpa, 3 anche per Manuelli, 7 per Di Bella, 2 di Guaccio, 2 per Fazioli. Per quanto riguarda LTC San Giorgese sono 3 di Bocconcelli, 5 di Roveda, 3 di Scali, 7 di Rota, 6 di Cozzoli, 4 per Colombo, 4 anche per Toso, 9 per Parlato. Percentuali che sorridono agli ospiti: 45% complessivo dal campo, Pavia tira col 30%, a rimbalzo un massacro, 22 per San Giorgio, 10 per Pavia, con la bellezza di 8 rimbalzi offensivi per gli ospiti. Tutto pronto, un minuto al salto a due, il pubblico pavese che prova a dar la carica. È necessario che il fattore campo si faccia finalmente sentire. Si è popolata la tradizionale tribunetta degli ultras e vediamo che con un ambiente un po' più caldo Pavia possa in qualche modo uscire da quello che è stato finora un incubo durato 20 minuti. Tutto pronto per ripartire, Manuelli con piedi a cavallo della linea di metà campo pronto a riprendere. Pavia riparte con Di Bella, Mascherpa, Manuelli, Spatti e Crespi. Ospiti che si schierano invece con Rota, Bocconcelli, Parlato, Scali e Toso. Tutto pronto. Pavia che deve risalire un handicap di 15, vediamo. Pavia va a superare la metà campo per la prima volta con Fabio Di Bella, l'uscita di Manuelli che andrà da Spatti che va a giocarsi uno contro uno con Parlato, Parlato che tocca il pallone a Spatti, Spatti che riapre per Mascherpa che si prende un tiro da tre punti, scheggia il secondo ferro, 26-41. Palla nelle mani di Rota che va da Bocconcelli in angolo, Mascherpa che chiude la via del canestro, Bocconcelli prova ad attaccare lo step back e va a realizzare. Abbiamo sottolineato una volta di più come anche le conclusioni più difficili vengano imbucate con grande confidenza da San Giorgio, 26-43. Bruciato il primo minuto di gioco, Mascherpa che chiude il palleggio, va da Di Bella, 10 secondi, Pavia non ha costruito nulla, ora
Di Bella che va a servire Crespi, troppo morbido nell'attaccare il ferro e viene stoppato da Toso. Soluzione da due punti che Scali va a realizzare, 26-45, quindi in un amen con questo parziale di 4-0. Pavia è nuovamente nel baratro, 19 le lunghezze da recuperare. Spati con palla in mano, va da Di Bella, raddoppiato nuovamente per Spati, a cui viene concesso il tiro da tre punti. L'ala bresciana va a realizzare dalla lunga distanza, 29 per chi si chiude in difesa, 45 per chi va a schierarsi in attacco. Angelo Guaccio pronto sulla sedia del cambio. Scali che va da due punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Spati, vediamo se Pavia riesce, ancora una volta no, perché la transizione difensiva ospite è davvero molto molto convincente. Pavia non è mai riuscita ad attaccare a difesa non schierata. Ora gran smazzata di Bella per Crespi che va a realizzare, a subire il contatto di Toso. Potenziale gioco da tre punti per Riccardo Crespi, che prova i primi punti della sua partita, due per Crespi. E Guaccio che si risiede, Baldiraghi che prova a ridare fiducia al suo lungo di cambio dopo questo potenziale gioco da tre punti per il lungo piemontese. Primi punti fatturati da Pavia dopo l'intervallo. Crespi che va a realizzare morbidamente l'aggiuntivo, sono tre per lui, 32-45. Vanno in archivio i primi due giri di orologio in questo terzo periodo. Pavia che deve ovviamente provare ad essere più aggressiva in attacco. Nelle prime due azioni non è riuscito, la penetrazione di Scari, lo scarico per Colombo dai 5 metri che va a realizzare con l'ausilio del ferro. 32-47, 7-35 in questo terzo periodo. Altra buona smazzata di Di Bella per Crespi che sbaglia un rigore. Allora arriva il momento del cambio, pronto Guaccio per Crespi, Rota che lavora in palleggio, va a prendersi una soluzione due punti forzata, questa volta non viene premiato. Rimbalzo controllato da Pavia, Di Bella per Spatti che va deciso ad attaccare parlato, poi scarica per Manuelli che ha una tripla piedi per terra e l'esterno ligure va a mettere il canestro pesante. 35-47, Pavia che ricuce, torna a meno 12, il pubblico della tifosi della tribunetta che provano a alzare i decibel. Dentro Guaccio per Crespi che si prende l'ennesima ramanzina, deve sicuramente essere più cattivo il giovane lungo ex piombino. Palleggio prolungato di Rota, Scali che esce, la doppia uscita, si va da Colombo che va al tiro e realizza un canestro di tabella, veramente San Giorgio che la metterebbe pure ad occhi chiusi per il momento. 35-49, due soluzioni di Colombo, davvero ultimi 4 punti piuttosto rocamboleschi. Manuelli che attacca il ferro molto bene, sbaglia, Spatti che non riesce a convertire il tapince, però con convinzione Spatti va a contrastare a rimbalzo offensivo e va a trovare dalla spazzatura un possesso addizionale. Pavia deve sicuramente avere occhi iniettati di sangue comunque per provare a rimettere in bolla una partita molto complicata. Spatti che va ad attaccare il ferro, marcato dall'ex compagno, lavora bene sul perno però corto l'appoggio al ferro. Rimbalzo controllato da Rota che supera metà campo, va ad attaccare Di Bella, poi viene chiuso, c'è una infrazione doppio palleggio che non viene sanzionata, abbastanza incredibilmente. Colombo, 3 su 3 di Colombo, Baldiraghi con mani nei capelli perché Rota clamorosamente chiuso il palleggio. Comunque 6 minuti da giocare, 35-51, davvero gira tutto bene agli ospiti. Il consegnato di Spatti per Di Bella, fallo fischiato a fallo personale del numero 8 Scali. Scali, quindi un contatto lontano dalla palla. Cambio San Giorgio. Cambio San Giorgio, dentro Cozzoli per Scali. Anzi, per Bocconcelli, ha sbagliato lo speaker, quindi fuori Bocconcelli. Scali resta sul parquet.
la ricezione di Spatti, il consegnato per Di Bella, la scherpa che esce dai blocchi, non viene servito, cambio difensivo, ora c'è Spatti con un evidente mismatch, va al ferro e va a realizzare ancora una volta con il sottomano reverse, andando a prendersi il contatto falloso di Colombo, sembra. Colombo, secondo fallo, per secondo fallo anche per Colombo. Per Alessandro Spatti. Di Bella che sta cercando di attivare i collegamenti con i lunghi, in particolare con Alessandro Spatti che sta imponendo le sue qualità di lungo molto dinamico. Tiro addizionale a disposizione del bresciano che va a realizzare, quindi 38-51, Pavia che prova a fare la formichina ma deve ovviamente riuscire a trovare un minimo di continuità in difesa, deve riuscire in qualche modo a intasare l'attacco. Ora la tripla di Parlato che va a realizzare. 38-54, davvero complicato perché adesso Parlato ha tirato con la mano di Manuelli davvero davanti alla faccia, ma ha realizzato ugualmente. Buona la finta di Spatti che manda al bar Colombo e poi va ad appoggiare morbidamente al cristallo, quindi 40-54, 14 la lunghezza da recuperare. Spatti che sta sbloccando in attacco, ma Fabia che deve riuscire a interrompere un feeling molto molto pronunciato tra gli ospiti e l'anello. Ora il tocco con il piede di Mascherpa, quindi sono cronometro che viene resettato a 14. Fuori rota dentro Edoardo Roveda. 4.56 da completare in questo terzo periodo di gioco. Rimessa in zona d'attacco per la San Giorgese. Se ne occupa Cozzoli, l'uscita di Scali, pallone che va nelle mani di Parlato, il consegnato per Roveda, che torna da Marcello Cozzoli, marcato da Di Bella. Lavora in palleggio l'ex giocatore di Matera, poi spara una tripla in faccia al Diblo. Questa volta primo ferro, rimbalzo controllato da Guaccio. Ovvia che può superare la metà campo con Capitan Di Bella. 4.36 da giocare, ancora 14 le lunghezze da recuperare per Pavia. Spatti che prova un innesco interno per Guaccio, il recupero di Roveda che si fa tutto il campo, poi va ad attaccare con una gestione del palleggio, probabilmente un palleggio accompagnato, non sanzionato. La Pavia in transizione, la tripla di Manuelli sbagliata. Con grande determinazione il Dibo va a rimbalzo d'attacco, sbaglia però. Pavia che non riesce, fa una mezza cosa buona ma non riesce a perfezionarlo. Partita che sembra davvero stregata per la banda Baldiraghi. Venedusi che è pronto a tornare sul parquet. Scali con palla in mano, 3.51 da giocare, marcato da Mascherpa. Cambio difensivo, ora Spatti. Scali che va a forzare, viene stoppato da Spatti. Ora Guaccio che va a farsi tutto il campo, prova ad attaccare, c'è il tocco difensivo. Dentro Benedusi, fuori Di Bella, diciamo, sì. Quindi sarà Manuelli a fare il playmaker. Pavia, Fabio Di Bella per Nicolo Benedusi. Parole nelle mani di Spatti, fuori da Benedusi, l'uscita di Mascherpa che è una mezza idea di sparare da tre punti, poi prende il blocco di Spatti, si incunea, scarica per Guaccio che viene battezzato, viene concessa da tre punti. Guaccio non è propriamente un tiratore di vaglia, ora Roveda che si fa tutto il campo, buono intercetto di Manuelli. È chiaro che la difesa di Sanjo in questo momento ha anche delle scelte obbligati da fare. Manuelli che lavora in palleggio, va fino in fondo, prende un mezzo contatto da Colombo, sbaglia ma il tap-in di Spatti. 42-54, 3 minuti per andare alla boa di tre quarti partita. Pavia che arriva ancora una volta a meno 12. Cozzoli attacca Mascherpa, la virata, la conclusione rocambolesca che Colombo riesce a tener viva, quindi rimessa in zona d'attacco per la Sanjo. Pronto l'altro cambio per gli ospiti, dentro Vigliani, fuori Colombo. Colombo
Pavia non è stata nemmeno particolarmente fortunata in queste situazioni un po' borderline. Rimessa di per Roveda che in palleggio spara un tiro in faccia a Manuelli, sbaglia. Mascherpa viene tirato dai pantaloncini, viene tirato per i pantaloncini da Cozzoli, arbitri che fanno finta di niente. Ora sanzionano il fallo ma non in azione di tiro, quindi rimessa in zona d'attacco, il terzo di Cozzoli, rimessa in zona d'attacco per la Vintra. Mascherpa ancora con palla in mano, ora c'è un cambio difensivo, c'è Spatti che si prende una soluzione da due punti. Continua la striscia aperta dell'ex lungo di Oleggio e piano piano Pavia torna ad affacciarsi a meno 10. 2:15 da giocare, Cozzoli che lavora in palleggio, il cambio difensivo, ora c'è Scali che spara una tripla in faccia a Mascherpa, Guaccio che controlla il rimbalzo, cede palla a Manuelli. Pavia che ha ripreso colore in attacco, Mascherpa che lavora in palleggio, va ancora da Spatti, Spatti che va a attaccare il ferro, si stampa però sul ferro dopo essere stato triplicato la difesa ospite, Roveda per Parlato in transizione e l'Irpino va a chiudere il progetto di rientro pavese, sono nuovamente 13 le lunghezze da recuperare, davvero un sicario implacabile Parlato. Guaccio in palleggio per Manuelli, Spatti una finta, poi va sotto da Benedusi che ha preso posizione interna, scarica un pallone direttamente al tavolo stampa, palla persa. Palla persa di Pavia, 1:23, il cronometro ovviamente corre inesorabilmente in questo momento ed è il miglior alleato degli ospiti. Pavia che in questo terzo periodo si è data una sveglia aggrappandosi a Spatti in attacco, ma è chiaro che non è riuscita comunque a ridurre un gap che si è fatto decisamente pesante, anche perché San Giorgio comunque ha avuto una discreta continuità in attacco, non pazzesca come nei primi due periodi ma comunque discreta. La ricezione di Cozzoli che mette palla per terra, vuole andare da Colombo a sfruttare il mismatch, c'è il fallo a Scherpa che si è ovviamente aggrappato al braccio, gli arbitri aspettavano solo di sanzionare questo fallo molto evidente, Colombo che va a realizzare 44-59, questo potenziale gioco da tre punti potrebbe essere, insieme con la tripla di Parlato, un altro bel mattone in piazzato sulle flebili speranze di Pavia di provare a rientrare già in questo terzo periodo. In effetti arriva inesorabile il 44-60, quindi tornano 16 le lunghezze di margine, l'uscita di Benedusi marcato da Cozzoli, Benedusi chiude il palleggio, va da Spatti, il consegnato per Mascherpa che lavora in palleggio, ovviamente triplicato la difesa, va a forzare Giulio, sbaglia, rimbalzo controllato da Roveda. E ora ottima la lettura di San Giorgio, Scali che va a tagliare lungo la linea di fondo e va a scrivere il più 18, San Giorgio che sta attaccando con letture davvero di gran qualità. Ricezione di Spatti, il consegnato per Benedusi, Guaccio che può giocarsi uno contro uno, però torna fuori da Benedusi, tripla piedi per terra del giocatore ligure che sbaglia, Spatti che non riesce ad andare a tener viva a rimbalzo, Pavia che rientra con pigrizia in difesa, Roveda marcato da Manuelli, 9 secondi, 7 secondi per chiudere il quarto, Roveda che si butta dentro, va a realizzare con l'ausilio del ferro, davvero 44-64 a scrivere il più 20 che inchioda inesorabilmente Pavia alle corde, davvero a San Giorgio sta riuscendo di tutto ora. Al di là dei indubbi meriti degli ospiti, sta davvero palla sul ferro, danza danza e poi finisce dentro, quindi a sottolineare come davvero in qualche modo sembri una partita stregata. Pavia che appunto
ha provato a darsi una scossa in attacco, è arrivata a meno 10, adesso è stata ricacciata inesorabilmente con un parziale di 10-0 sotto di 20 alla boa di tre quarti gara. C'è davvero poco da dire, anche i tifosi hanno perso verve perché il timido tentativo di Pavia è stato frustrato. Parlato ha trovato una gran tripla in contropiede, poi due incursioni e San Giorgio è tornata saldamente con le mani sul manubrio, partita nella quale gli ospiti hanno assolutamente legittimato questo largo vantaggio giocando una pallacanestro di grandissima efficacia, di buona intensità difensiva, andando ad inaridire quelli che sono i terminali offensivi di Pavia, quindi facendo un buon lavoro su Mascherpa. Hanno concesso solo in questo quarto qualcosina, qualche briciola a Spatti, ma sugli esterni hanno comunque esercitato un'ottima pressione. Pavia si sta arrabattando, ma sta facendo una fatica clamorosa. Inizia il quarto quarto di gioco. E davvero non riusciamo a vedere a cosa possa aggrapparsi Pavia, che non è riuscita ad avere continuità in attacco, non è riuscita ad avere continuità difensiva, e il meno 20 è davvero un terrificante rebus da andare a provare a risolvere in questo ultimo periodo di gioco. Si riparte, scali alla ripresa dell'ostilità, 44 per chi si difende, 64 per chi va a schierarsi in attacco. Bocconcelli con palla in mano va da Roveda, lavora in palleggio, l'uscita di Bocconcelli che esce prima di Manuelli, va a prendersi un tiro con discreta libertà che sbaglia. Crespi controlla il rimbalzo. Padiraghi che ha concesso qualche minuto di ossigeno a Spatti. Guaccio mette palla per terra, un controllo problematico, attacca il ferro e va a realizzare. Guaccio. Quarto punto per Guaccio, 46-64, che prova a scuotere in attacco i suoi con queste giocate di energia che ha indubbiamente nel proprio bagaglio. Roveda che batte di bella, va da Bocconcelli, lo scarico per Di Gianni, 6 secondi per tirare. Di Gianni che scheggia il primo ferro, rimbalzo controllato da Di Bella, prende il pick and roll di Crespi. Guaccio che dà un buon innesco interno per Crespi, quindi due buone giocate consecutive per Angelo Guaccio. 48-64, sono 5 per Riccardo Crespi, rota con palla in mano, non riesce a premiare la rollata di Colombo, si torna fuori da Bocconcelli. Piuttosto evidente il tocco col piede di Manuelli, ma l'interpretazione arbitrale è contraria, Bocconcelli infatti non se ne capacita. Recupero per Pavia, 48-64, 16 lunghezze da recuperare, 8-36 da bruciare per andare ai titoli di coda. Di Bella va da Crespi, la penetrazione del capitano pavese, lo scarico per Manuelli che va a realizzare da tre punti. Manuelli ha davvero un cuore grande come una casa dopo una settimana con dolore al ginocchio, sta giocando una partita davvero molto positiva. 51-64, Pavia che prova ad accendersi con questo 7-0 iniziale, sbaglia Bocconcelli, rimbalzo controllato da Guaccio. Vediamo se Pavia andrà a mettere ulteriori punti, ad allungare questa propria striscia vincente. Di Bella che prende un colpo, arbitri che non fischiano, fischiano adesso un fallo di Colombo che prova l'anticipo su Riccardo Crespi. Si scusa Rota con Di Bella per il colpo fortuito. Terzo di Colombo, tre anche per Toso. Fuori gli anni, dentro Parlato. Fuori anche Bocconcelli, rientra Roveda. Rimessa in zona d'attacco per Nicolò Benedusi. Palla nelle mani di Di Bella. Palleggio prolungato del capitano, 8 secondi per chiudere, si prende il pick and roll di Crespi, c'è il buono show di Colombo, gran palla del Dibo per Crespi e sono 9-0 interno.
53-64, quindi 11 sono lunghezze. Pavia prova a rimettersi in partita con questo 9-0, con questo quintetto assolutamente inedito, con Mascherpa seduto. Colombo che prova dalla media, sbaglia, rimbalzo controllato da Di Bella. Ora il cuore di Pavia deve davvero pompare forte per riuscire in questa impresa di rimettere in bilico una partita molto molto complicata. Di Bella sul pick and roll, mette la soluzione pesante e il Palaravizza su questo parziale di 12-0 interno riprende colore. 56 Vinteras Omnia Pavia, 64 LTC San Giorgio, quindi sono 8-12-0 il parziale aperto da Pavia. Quilici che è costretto a chiamare il minuto di sospensione, davvero il cuore grande. È un quintetto inedito scelto da Baldiraghi, che ha rinunciato a Spatti, ha rinunciato a Mascherpa, sta pagando dei dividendi importanti. Probabilmente San Giorgio ha approcciato questo quarto periodo allentando un attimino la presa, convinta di aver messo Pavia alle corde. Pavia sta dimostrando comunque di essere una squadra con attributi, che con mille difficoltà di tipo tecniche comunque si aggrappa se non altro ai nervi per provare a rimettere appunto in vita un match che sembrava inesorabilmente prendere la strada di San Giorgio. Baldiraghi che ovviamente continua con il quintetto che ha prodotto questo parziale di 12-0. 7 minuti ai titoli di coda, 8 le lunghezze da recuperare per Pavia. San Giorgio in attacco, Rota, Di Bella che prova ad andare aggressivo, Rota che forza la soluzione, c'è il fallo di Di Bella e purtroppo saranno 3 tiri liberi per il playmaker ospite. Ci saranno 3 tiri liberi per Rota. Baldiraghi che non è d'accordo con la valutazione del signore in grigia, che ritiene abbiano premiato eccessivamente il mezzo tuffo del play ospite. 3 tiri liberi a disposizione del giocatore di classe 99 che ha giocato una partita davvero da giocatore maturo. A bersaglio la prima soluzione di Rota, che quindi chiude questo parziale di 12-0 interno. Sbaglia il secondo tiro libero. Realizza secondo, quindi sono 10 le lunghezze da recuperare per Pavia, 6-55. Gioco corna chiamato da Fabio Di Bella. Lo show forte di Toso che prova ad oscurare la lettura del capitano, che prende il pick and roll da Di Bella, prende il contatto falloso di Rota. Per il playmaker ospite è il secondo fallo, c'è la rimessa in zona d'attacco per Pavia. Se ne occupa Daniele Emanuelli, il blocco di guaccio per facilitare la recensione di Di Bella, che ora viene servito con un end off da Crespi. Crespi che va a piazzare il pick and roll, il gioco a due che premia la rollata di Crespi, altra ottima smazzata di capitano. Crespi va a realizzare 2 punti comodi, 58-66, lavorando meglio su queste situazioni di pick and roll. Pavia che si è rimessa in partita, ha ripreso ritmo in attacco. Cambio difensivo, la penetrazione di Rota, il buon intercetto di Guaccio che può andare a scatenarsi in campo aperto, però decide di giocare a difesa schierata, quindi Pavia nuovamente sotto di 8, 6 da giocare. Di Bella con palla in mano, lo show forte di Toso, altra gran piglia di Fabio Di Bella per Riccardo Crespi, 60-66, Pavia che sta punendo sistematicamente lo show del lungo con Di Bella che sta smazzando palloni al bacio per Riccardo Crespi. Il parlato con palla in mano, il cambio difensivo, l'uscita di Crespi, ora marcature che vanno adeguate, Roveda che va a prendersi una percussione con fallo di Daniele Emanuelli, fallo che assolutamente ci sta, ma Pavia che ha 2 possessi di svantaggio ed è tornata prepotentemente in partita giocando un basket essenziale finalmente. Tutti i liberi a disposizione di Edoardo Roveda, palla che gira e poi va a
accomodarsi morbidamente nell'anello. 67 ospiti, 60 i padroni di casa. 1 su 2 per Roveda, c'è invasione di Toso, quindi possesso Vinteras, 60 Vinteras, 67 LTC San Giorgese Legnano. ...5.35 per andare ai titoli di coda. Benedusi che lavora in palleggio ora, Di Bella che va a farsi consegnare da Crespi, ancora una volta il pick and roll con lungo piemontese che va a realizzare abbastanza incredibile comunque la scelta del coach ospite, che continua ad utilizzare moltissimo lo show del lungo e a subire tantissimo in queste situazioni di pick and roll. 62-67, va via che va a meno 5, la penetrazione chiude il palleggio, la tripla di Parlato sballata, e però rimbalzo di Toso che sbaglia, Benedusi che fa un gran lavoro, Pallaravizza che si accende finalmente, 62 che attacca 67, 4 e 52, quindi entriamo negli ultimi 5 giri di orologio. La tripla di Di Bella in gas, sbaglia, questa è una tripla davvero molto molto importante per rimettere definitivamente il match in bilico. Pronto Alessandro Spatti, rota con palla in mano, l'uscita di Scali marcato da Benedusi, la penetrazione sulla linea di fondo, c'è una buona smazzata di Toso che fa una grande assist per la penetrazione di Roveda. Buona giocata davvero questa degli ospiti, con Toso che in situazioni di equilibrio precario è riuscito a trovare un extra pass a premiare il taglio di Roveda. 62 chi attacca, 69 chi si difende, il consegnato di Crespi per Capitan Di Bella. 4 da giocare, la penetrazione di Bella va per Guaccio in angolo da Manuelli, la tripla di Manuelli sballata, rimbalzo controllato da LTC. Pronto il doppio cambio per Baldiraghi, Rota che sbaglia per l'ennesima volta, va a prendersi un fallo, però come il giocatore più smaliziato, andando per l'ennesima volta a evidenziare il contatto, arbitri che ancora una volta premiano, quindi bravo lui indubbiamente. Potenziale gioco da tre punti che può frustrare l'ennesimo tentativo di rimonta pavese. Partita davvero sontuosa per il ragazzo del 1999, 2 più 1 per lui, 62-72, tornano 10 le lunghezze di svantaggio per la Vinteras e il cronometro che galoppa inevitabilmente, 3.43 da giocare, Spatti per Mascherpa, posizione interna profonda di Crespi che non viene servito da Mascherpa, ora nuovamente nelle mani di Giulio che lavora in palleggio, 5 da giocare, Mascherpa che perde palla, fallo antisportivo. E questo antisportivo può essere, può scrivere davvero i titoli di coda anticipati a questo match, davvero purtroppo partita negativa quest'oggi per un giocatore importante, importantissimo per Pavia come Mascherpa, che non è mai riuscito davvero a prendere il ritmo. 2-2 di Parlato dalla linea della Carità, tornano 12 lunghezze di margine, c'è il possesso offensivo per San Giorgio, 62-74. Il basket è bello perché è imprevedibile, ora ennesima palla persa e ricontrollata da Rota che veramente facendo una partita sontuosa, ora c'è il fallo di Mascherpa, il quinto fallo di Mascherpa. Serata davvero da dimenticare per il bomber pavese, 62-74. Due tiri liberi per Roveda che mette corto il primo. Va a realizzare il secondo, 62-75, 3-21 per andare a chiudere questo match. Manuelli in palleggio per Di Bella, rientrato sul parquet.
nuovamente va da Crespi che lavora nel mismatch controparlato, il giocatore avellinese spende il fallo. Fallo, secondo fallo personale per il numero 57, Salvatore Parlato. Terzo fallo di squadra San Giorgio. Ricezione di Spatti, una finta, una seconda, va, viene stoppato da Ascali. Rimbalzo controllato da Benedusi che si prende un contatto falloso, anzi stoppato da Diani che poi va a commettere il suo quarto fallo personale di Toso. Anzi, fallo sanzionato a Toso, quindi due falli per Nicolò Benedusi. Ultimi tre minuti di gioco. Benedusi che realizza in lunetta. Quanto punto per il trentenne ex Paffoni Omegna. Due per lui, ma via che torna meno 11, 64 a 75, 3 minuti da giocare ora, ma via prova tutto per tutto ad aggredire a tutto campo, Toso che va a recapitare palla a Roveda che va a sbagliare in uno contro uno contro Manuelli con un mezzo metro di vantaggio, ma via deve ovviamente cercare tiro rapido, Benegusi che si incunea, va a recapitare a Crespi, fuori per Spatti che avventurosamente controlla, altrettanto avventuroso il passaggio interno, tocca la difesa Sangio e torna in possesso, attacco veramente imbarazzante quest'ultimo di Pavia che ovviamente si fa tradire dalla frenesia di andare a mettere due punti rapidi, la penetrazione con scarico, tiro aperto per Toso che va a sbagliare due punti, ma a rimbalzo indovinate di chi è? Del rapidissimo Roveda, davvero uomo del match, che poi trova una autostrada interna e va a mettere due punti, davvero sontuoso il match dell'ex giocatore delle giovanili di Treviso che poi va a spendere fallo su Di Bella. Due tiri liberi per Fabio Di Bella. Ultimi due giri di orologio per il Dibo. Cambio per Pavia, fuori Crespi, dentro Angelo Guaccio. Applausi per Crespi che comunque dopo un primo tempo da dimenticare, in questo secondo quarto sono indubbiamente un fattore, azione innescato dal pick and roll di Capitan Di Bella, sicuramente fatturato con discreta regolarità, ricordiamo che si tratta di un under, quindi sono sicuramente altri giocatori di riferimento che sono mancati in questa partita. 2-2 per Di Bella e tabellone che dice 66-77, molto severo per la Vinteras. Due minuti, ultimi due per chiudere il match. Rota che supera la metà campo, Pavia che non riesce a mettere pressione, quindi Sangio che ovviamente lavora col cronometro, Guaccio che va per l'intercetto, tocca il pallone. Rimessa San Giorgese. Rimessa per San Giorgio, 8 secondi per chiudere il possesso ospite. Cambio chiamato da coach Quilici, fuori Toso, dentro Bocconcelli. 8 secondi da giocare. Gran giocata di Fabio Di Bella che va all'anticipo. Giocata dannata di cuore di Capitan Di Bella che anche lui è uscito di prepotenza comunque in questo secondo tempo ed è stato sicuramente l'ultimo ad arrendersi. Chapeau. Roveda va fino in fondo, la stoppata di Guaccio sanzionata dai fischietti, 68 a 77, 1 e 34 saranno due tiri liberi a disposizione di Edoardo Roveda. Roveda che va a realizzare dalla linea della carità. 10 le lunghezze di margine degli ospiti.
vanno a mettere anche il più 11, 68-79. Benedusi che va a accelerare le cadenze, Guaccio una mezz'ora di sparare a tre punti, poi va ad attaccare il ferro, corto l'appoggio dell'italo brasiliano, Spatti che non riesce a tenere vivo il pallone, palla controllata dall'Assangio, 1-17, Guaccio che prova ad andare aggressivo ma spende. Gli arbitri che sanzionano il contatto. Quarto fallo personale, Angelo Guaccio. Quarto per Guaccio, 1-16 da giocare. Prota che va a realizzare. Due due per lui, 68-81, 1-15 da giocare. La tripla in angolo di Bella che va a realizzare. 71-81, tornano 10 le lunghezze di margine, c'è Roveda che ha preso un colpo e Claudicante ha chiesto agli arbitri di sospendere, infatti arriva il cambio, Roveda. Rimessa Winterhouse. Su una gamba sola va a accomodarsi in panchina. Dentro Marcello Cozzoli, rimessa in zona d'attacco per Pavia che ha recuperato pallone, ma sono 10 le lunghezze da recuperare, 71-81, 1-0-1 da giocare. La ricezione di Spatti che va per l'alley-oop con Di Bella che ha posizione di vantaggio rispetto al tascabile. Prova ad andare aggressivo, viene però sanzionato fallo al capitano Pavese, il quinto fallo anche per Di Bella, dentro Fazioli che ha provato a rubar palla d'esperienza, gli arbitri hanno visto il contatto. 55 secondi da giocare, 73-81, applausi comunque per Di Bella che ha giocato davvero dopo un primo tempo in grande difficoltà, un secondo tempo col cuore in mano ed anche con la qualità che ovviamente gli è abituale. Rota che sbaglia il primo libero. Otto lunghezze da recuperare per Pavia, ma sarebbe mezzo miracolo. 9 con Rota che va a mettere il libero. Valdiraghi che chiama il minuto per fermare il cronometro, ma 55 secondi. Davvero Pavia ha dimostrato cuore, ha dimostrato voglia di non arrendersi, ma ha subito per tre quarti di gara e davvero riuscita a sporcare in qualche modo la partita troppo tardi. Ultimi 55 secondi, 82-73, rimessa in zona d'attacco per Pavia, serve un tiro rapido, Manuelli a buttarsi dentro, scarica per Guaccio, aperto da tre punti, Guaccio corta, rimbalzo controllato da Scali, Guaccio che prova all'intercetto, pallone controllato da Costoli, ovviamente Pavia che va in caccia della palla, ma intanto sono stati bruciati secondi preziosi. Cozzoli che va a tirare, sbaglia, 31 per la sirena di fine gara. Pavia che ragionevolmente ha anche l'intenzione di giocare per la differenza canestri, quindi sarebbe utile trovare un buon tiro. Va Spatti per un buon tiro, sbaglia. 73-82, 17 da giocare. San Giorgio che vediamo se andrà all'ultimo tiro, Cozzoli lavora contro Benedusi, si incunea, va a realizzare. 73-84, 2 secondi, Pavia viene
punita con questo responso dal tabellone di Via Treves, quindi sconfitta in questo esordio di campionato per la Vinteras, che resta al palo dopo due giornate. 73-84 è il finale qua a Pavia, vittoria assolutamente legittima degli ospiti, che hanno dominato con gran personalità, con ottime cifre e con un basket davvero fatto di letture molto molto intelligenti, molto pulite. Questa partita, l'avevamo detto che sono davvero partiti bene, San Giorgio hanno confermato qui sul legno di Pavia, Pavia ha confermato le difficoltà evidenziate a Vigevano, regalando sostanzialmente però due quarti, finendo inchiodata alle corde e provando il serrate finale con colpevole ritardo. A completare il quadro di una partita, di una serata davvero da dimenticare, le statistiche che ovviamente tardano ad arrivare per problematiche tecniche, e quindi dal Palaravizza, con questa ultima nota di amarezza, chiudiamo qua. Vinteras 73, LTC San Giorgese 84, ci risentiamo per il prossimo match interno, che sarà l'infrasettimanale tra due mercoledì con la Robur et Fides Varese.